Buon pomeriggio gentili telespettatori e ben ritrovati al TRCB Notizie. Botta e risposta tra il presidente della provincia di Brindisi, Ferrarese, e l'Enel dopo la decisione dell'ente di costituirsi parte civile nel processo a carico di alcuni dirigenti della società termoelettrica in riferimento alla dispersione delle polveri di carbone nei terreni e nelle colture adiacenti il nastro trasportatore. Vediamo il servizio. Botta e risposta tra provincia di Brindisi ed Enel in merito alla richiesta di risarcimento avanzata dall'ente nei confronti dell'azienda termoelettrica. La giunta nella riunione di ieri, come è noto, aveva deliberato la costituzione di parte civile nel processo che vede come imputati 13 dirigenti dell'Enel che dovranno rispondere di inquinamento dei terreni e delle colture adiacenti il nastro trasportatore. 500 milioni di euro la richiesta risarcitoria. L'ente avrebbe già dato mandato all'avvocato Rosario Almiento di formalizzare la costituzione in giudizio. Notizia questa appresa con stupore dalla società che ha ricordato in una nota la transazione firmata nel 2010 con il Ministero dell'Ambiente, con la quale si definiva ogni problematica con le pubbliche amministrazioni in riferimento alla presenza dei propri impianti nell'area SIN di Brindisi. Una transazione, hanno fatto sapere dall'Enel, conclusa in applicazione dell'accordo di programma per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle stesse aree, sottoscritto nel 2007 da Governo, Regione, Provincia, Comune, autorità portuale. Per l'Enel, dunque, la decisione della provincia sarebbe incompatibile con quella precedentemente condivisa con le altre amministrazioni nell'accordo di programma. Dura la replica però di Ferrarese. Quell'accordo, ha detto il presidente della provincia, non può inibire in alcun modo la tutela dei diritti patrimoniali e d'immagine che il territorio ha subito e subirà a causa dei fatti di reato contestati nel procedimento penale. La giunta, dice ancora Ferrarese, avrebbe valutato l'accordo di programma ritenendo che lo stesso non costituisca atto transattivo di rinuncia alle legittime azioni risarcitorie. Non esiste alcun atto o transazione, conclude Ferrarese, con cui si è dichiarato di rinunciare alla tutela dei propri diritti e di quelli dei cittadini. E due incontri hanno caratterizzato la mattinata odierna a Taranto in procura tra azienda e sindacati per affrontare il futuro dell'Ilva dopo i provvedimenti di sequestro del GIP e le successive decisioni del Tribunale del riesame. Sentiamo. A Palazzo di Giustizia si è tenuto questa mattina l'incontro tra la Procura e i tre custodi giudiziali dell'Ilva, anche presumibilmente per definire una tempistica di massima sugli interventi da realizzare nel siderurgico di Taranto, in merito alle emissioni inquinanti. Il contenimento di queste si dovrà necessariamente accompagnare ad un livello produttivo degli impianti a basso regime. L'altro incontro si è svolto sempre in mattinata tra il presidente dell'Ilva Bruno Ferrante e i sindacati metalmeccanici di FIM, FIOM e WILM. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto al presidente dell'Ilva di precisare gli ulteriori investimenti che l'azienda ha in programma per migliorare l'impatto ambientale e abbattere le emissioni inquinanti. Secondo i sindacati, i 146 milioni di euro annunciati da Ferrante nel corso del vertice con i ministri Clini e Passera venerdì scorso in prefettura a Taranto per una serie di interventi ambientali non sono che l'inizio di una fase molto complessa e onerosa sotto il profilo gestionale, produttivo e finanziario. Per i sindacati resta allo Stato un grande punto interrogativo sull'eventuale contraccolpo che un regime di bassa produzione all'Ilva, che ormai sembra inevitabile, potrà avere sui dipendenti. Se si dovesse ragionare nell'ordine di qualche migliaio di addetti inattivi, sarebbe inevitabile il ricorso alla cassa integrazione, anche perché non ci sarebbero possibilità di ricollocare all'interno del siderurgico un numero così rilevante di lavoratori. I dipendenti del centro casalinghi di Francavilla Fontana potranno usufruire della cassa integrazione in deroga. Questo è il risultato dell'incontro che i sindacati hanno avuto con l'assessore provinciale alle politiche del lavoro, Giuseppe Pace. Istituzioni e parti sociali al lavoro per cercare di individuare una soluzione alla vertenza occupazionale che interessa i dipendenti del centro casalinghi di Francavilla Fontana, il cui capannone, lo ricordiamo, fu distrutto dall'incendio del 17 luglio scorso. Gli ammortizzatori rappresenterebbero una boccata di ossigeno, hanno spiegato le organizzazioni sindacali che oggi hanno incontrato presso l'assessorato provinciale al mercato del lavoro l'assessore al ramo Confindustria e la stessa azienda. C'è un rischio. Centinaia di posti di lavoro dei lavoratori di centro casalinghi, i lavoratori, quelli diretti ma anche quelli in subappalto con un'azienda all'interno del centro casalinghi, che rischiano il posto di lavoro.
Noi oggi siamo qui per trovare una soluzione, questo è un ulteriore incontro che noi stiamo facendo in provincia, un altro c'è stato prima di Ferragosto, questo è un aggiornamento per vedere come poter tramutare in un ammortizzatore sociale che possa in qualche maniera garantire ai lavoratori un sostegno economico. Questo devo dire anche grazie al dottor Pace, l'assessore alle attività produttive, che si è dedicato a questa vertenza per far sì che si possa accedere a questo ammortizzatore sociale. Adesso bisogna vedere se c'è la volontà dell'azienda, in particolar modo di Centro Casalinghi, perché dipende anche dalla ripresa della produttività per poter accedere a degli ammortizzatori sociali, se no c'è il rischio che i lavoratori vengano direttamente licenziati. E inoltre il Centro Casalinghi ha aperto anche un concordato preventivo presentato in tribunale e ci sono anche a rischio i pagamenti di maggio, di giugno e luglio più la 14esima, per cui abbiamo anche chiesto al Centro Casalinghi di presentare istanza al tribunale per poter accedere quantomeno una quota per poter attribuire ai dipendenti lo stipendio. Assessore, c'è tutta l'intenzione comunque di individuare una soluzione. Stiamo lavorando proprio a questo, esistono, sono state già individuate anche grazie alle competenze dei sindacati e degli uffici delle possibili soluzioni. Il problema è quello di valutare la reale praticabilità in rapporto alla piena aderenza a quello che le norme prevedono. Noi ci facciamo carico delle preoccupazioni dell'azienda e soprattutto dei lavoratori e delle loro famiglie che devono gestire una fase di emergenza assolutamente importante. Vorrei che tutti sapessero, anche a nome del Presidente Ferrarese che in questo momento rappresento, che noi non siamo assolutamente distanti dalle loro problematiche e troveremo il modo migliore per poter dare delle risposte nei tempi più brevi possibili. Un incontro positivo quello di oggi con la disponibilità delle parti ad attivare la cassa integrazione in deroga e con l'intenzione dell'azienda di riprendere le attività appena possibile. Ed è morto ieri a 74 anni compiuti da poco Rocco Trane, è stato l'uomo politico brindisino meno visibile, forse più influente degli ultimi 40 anni, era scomparso dalla scena pubblica nel 1987, travolto dall'inchiesta sugli appalti nel settore ferroviario, autentico prologo nazionale a quella che 5 anni dopo sarebbe stata Mani Pulite, ha dedicato buona parte della sua vita a difendersi da quelle e da altre accuse, uscendone infine riabilitato e assolto. Era nato a Brindisi il 28 luglio del 1938 nel popolare quartiere di San Pietro degli Schiavoni e aveva bruciato presto tutte le tappe. Laureato in giurisprudenza giovanissimo, aveva compreso quasi subito che non era quello il foro più adatto alle sue attitudini. Gli piaceva la politica e a 26 anni era già consigliere comunale per il Partito Socialista. Negli anni 60 robustì la sua formazione come segretario particolare dell'onorevole Mario Marino Guadalupi, all'epoca sottosegretario alla difesa. Poi diventò capo della segreteria di un ministro, Claudio Signorile, dal quale divenne il consigliere fino a quel drammatico 1987. Il futuro dell'ospedale di Martina Franca sotto la lente delle istituzioni, su richiesta del consigliere regionale Gianfranco Chiarelli, coordinatore cittadino del PDL, si è svolto un vertice a Palazzo di Città per analizzare la situazione relativa alla questione del comparto sanitario locale. Vediamo il servizio. La convocazione di un consiglio monotematico e la stesura di un documento unitario per sollecitare giunta e consiglio regionale ad individuare i necessari interventi per garantire all'ospedale di Martina il mantenimento dello status di presidio intermedio, evitando così il pericolo di un declassamento. E questo è il risultato importante venuto fuori dall'annunciato vertice svoltosi a Palazzo Ducale sul futuro del nosocomio cittadino. Un incontro chiesto e ottenuto dal consigliere regionale Gianfranco Chiarelli, coordinatore cittadino del PDL, che nei giorni scorsi aveva scritto al sindaco Franco Ancona, richiedendo la convocazione di una specifica riunione con il primo cittadino all'indomani della presentazione ufficiale del progetto di realizzazione del nuovo ospedale della Valle d'Itria, ufficializzato a Monopoli alla presenza dell'assessore regionale alle opere pubbliche Fabiano Amati. Un progetto quest'ultimo il cui iter ha inevitabilmente generato timori per un conseguenziale possibile depotenziamento dell'attuale presidio della Valle d'Itria, quello di Martina, a tutto vantaggio della nuova struttura pianificata a metà strada tra Fasano e Monopoli.
Da qui la richiesta da parte del consigliere Chiarelli al sindaco Ancona, che intanto aveva già inviato una lettera al governatore Vendola richiedendo spiegazioni anche alla luce del mancato invito all'incontro di Monopoli dello stesso primo cittadino martinese, per un incontro in cui si potesse analizzare in concreto la situazione, attivando una sinergia a livello istituzionale e a difesa del comparto sanitario locale. Detto fatto, riunione convocata alla presenza dei consiglieri regionali Chiarelli e Donato Pentassuglia del PD. Un incontro dall'esito certamente positivo, commenta lo stesso consigliere Chiarelli al termine del vertice, in cui si è innanzitutto deciso di convocare per il prossimo 6 settembre un consiglio monotematico aperto alla città, in cui definire un indirizzo politico unitario in direzione della salvaguardia del nostro presidio ospedaliero. Intanto con il sindaco Ancona e il collega Pentassuglia, annuncia Chiarelli, stileremo un documento unitario con il quale invitare Giunta e Consiglio regionale ad avviare le azioni necessarie affinché si garantisca all'ospedale martinese il mantenimento del suo status di presidio intermedio, evitando il pericolo di un radicale quanto deleterio ridimensionamento a presidio di base. Un primo passo importante. Il consigliere regionale di Futuro e Libertà, proprio Curto, interviene su alcuni problemi nella sanità brindisina. Curto afferma dicendo che comprendo i vincoli di bilancio che condizionano sensibilmente l'operato e le scelte aziendali dei direttori generali delle ASL, ma la sanità non può essere ridotta a materia esclusivamente ragionieristica, motivo per cui la cancellazione della convenzione di anatomia patologica tra l'ospedale Perrino e la clinica Salus non può essere derubricata a questione finanziaria rilevante, ma al contrario come l'ennesimo depauperamento dell'offerta sanitaria nella nostra regione, nella nostra provincia in particolare. Credo che questo dato non possa sfuggire ad un manager attento, continua Curto, quale sicuramente è la dottoressa Ciannamea. Ad essa chiedo di esperire d'intesa con i vertici dell'assessorato regionale alla salute, che a breve sensibilizzerò sulla materia tutte le iniziative affinché al già molto grave richiamato impoverimento complessivo del comparto sanitario brindisino non si aggiunga l'incomprensibile e ingiustificata mortificazione di professionalità di assoluta eccellenza. Ed è fissato per il prossimo 27 agosto l'incontro dell'amministrazione comunale di Brindisi con le associazioni di categoria al fine di individuare le soluzioni più idonee a garantire una festa patronale all'insegna della sicurezza e dell'igiene. Vediamo il servizio. È stata fissata per lunedì prossimo la conferenza di servizi voluta dall'amministrazione comunale di Brindisi per individuare le soluzioni più idonee per uno svolgimento della festa patronale all'insegna della sicurezza, dell'igiene e di una idonea mobilità urbana. Tutte questioni sollevate da ADOC, Associazione dei Consumatori ed Esercenti, nella riunione che si è svolta ieri a Palazzo Nerbegna. E noi abbiamo accolto con favore questa convocazione dell'assessore Luberti su delega del sindaco per discutere appunto quelle che erano le problematiche relative all'organizzazione degli eventi per quanto riguarda i festeggiamenti dei santi patroni. Nello specifico abbiamo illustrato quelle che erano i nostri interrogativi circa l'organizzazione e abbiamo anche esternato quelle che potrebbero essere le possibili difficoltà che la nostra città potrebbe riscontrare con i festeggiamenti. Tra l'altro sono problematiche che ci portiamo avanti da anni partendo dall'igiene urbana, perché ogni anno siamo a commentare situazioni di vero degrado all'interno del centro storico, partendo dal discorso della mobilità, partendo anche dal discorso della disponibilità di parcheggi all'interno dell'area del centro storico. Da questo punto di vista abbiamo anche suggerito alcune soluzioni e ad onor del vero parecchie delle soluzioni esternate erano state già preventivate da parte dell'amministrazione. Comunque, fatto il quadro della situazione, attendiamo la convocazione di lunedì 27 con la presenza del sindaco, dove sarà illustrato il piano generale di interventi riguardo il discorso dell'organizzazione della festività dei santi patroni, con un appunto specifico riguardo alle nuove criticità che sono avanzate in quest'ultimo anno relativamente all'indisponibilità del piazzale Spalato, perché sarà adibito per quanto riguarda l'utilizzo delle giostre, e l'indisponibilità dello spiazzo su via Dalmazia, che per tanti anni è stato utilizzato dai cittadini appunto come valvola di sfogo per la carenza di parcheggi all'interno del centro. E anche quest'anno, come da tradizione, il Festival Internazionale di Musica Antica, diretto dal maestro Cosimo Prontera, si apre nel segno
del celebre compositore nativo di San Vito dei Normanni, Leonardo Leo. L'inaugurazione questa sera alle 21 a San Vito dei Normanni nell'atrio di Villa Europa con la musica per il Duca di Maddaloni II. Ad arricchire e completare il repertorio proposto nella serata inaugurale del Barocco Festival, le opere di Francesco Durante, generalmente considerato l'altra anima della musica napoletana rispetto a Leo. Il compositore di Fratta Maggiore si dedicò principalmente all'insegnamento, alla musica religiosa, alla formazione di musicisti destinati a diffondere in Europa l'eccellenza musicale partenopea. A Martina Fanca, con un omaggio ad Astor Piazzolla, a 20 anni dalla morte del grande compositore argentino, si è aperta la rassegna Estate in Jazz, promossa dall'Associazione Culturale Antifone. Il servizio. Un viaggio desueto nel panorama compositivo del grande musicista argentino per scoprire o riscoprire partiture meno conosciute ma spesso più interessanti della sua grande opera musicale. Questo ha proposto Ricordando Astor Piazzolla, musica e poesia a 20 anni dalla morte del maestro. Uno spettacolo intenso e raffinato, quello che nella cornice del Chiostro del Carmine ha aperto Estate in Jazz, rassegna promossa dall'Associazione Culturale Antifone in sinergia con il Teatro Pubblico Pugliese, inserita nel ricco cartellone dell'estate martinese. Sul palco a raccontare e ad interpretare uno dei più grandi interpreti del bandoneon, Daniele Di Bonaventura, insieme al talento virtuoso di Camillo Pace al contrabbasso, alla voce profonda e sensuale di una straordinaria vocalist Connie Valentini e Barbara Cupertino, chiamata al non facile compito di tradurre la musica in versi. Grande atmosfera e raffinate suggestioni per un lavoro apprezzato dalla calorosa platea di appassionati, pronta a tributare il giusto riconoscimento ai protagonisti e alla nuova, felice intuizione di Antifone. Ora tutto è pronto per il secondo appuntamento, questa volta in una cornice più ampia e meno intima, quella di Piazza Maria Immacolata. Domani sera, protagonista di Estate in Jazz, sarà il grande sassofonista statunitense Michael Rosen. Ad accompagnarlo sul palco dei Portici ci saranno due dei musicisti più quotati del momento, entrambi di origine abruzzesi, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria. Musicisti che vantano collaborazioni importanti con jazzisti del calibro di Roberto Gatto, Enrico Pieranunzi e Enrico Rava. Dulcis in fundo il pianista tarantino Ettore Carucci, un talento raro e di grande versatilità, che collabora sempre più spesso con Rosen e con altri artisti di fama internazionale, come Jerry Bergonzi e Steve Grossman. Ostuni e il suo dialetto, serata d'onore, il tema dell'incontro promosso per la serata di questa sera dal mensile cattolico di informazione Lo Scudo nel chiostro di Palazzo San Francesco alle 21. Il periodico ostunese, nato nel 1921, ha pubblicato fin dal suo esordio una vastissima produzione di poesia dialettale. Con questo appuntamento rende omaggio ai maestri del genere, i professori Domenico Colucci, Silvio Iurleo, Silvio Carrino e Nello Ciraci e l'eclettico Tonino Zurlo, oltre ai personaggi del passato che hanno accompagnato con poesie e commedie la vita degli ostunesi. È prevista la presenza all'incontro del sindaco Domenico Tanzarella e dell'arcivescovo Monsignor Cotalucci. Si alterneranno nella lettura delle poesie Antonella Colucci, Remo Attanasio, Giovanni Vincenzo Cariulo, Lorenzo Cirasino e Ferdinando Sallustio. E il Città di Brindisi è ai nastri di partenza di una nuova stagione, domenica Coppa Italia contro il Monopoli e 7 giorni più tardi l'avvio del campionato di Serie D. Sentiamo. Si avvicina l'esordio del Città di Brindisi in Coppa Italia di Serie D, un anticipo di stagione prima del prologo di campionato, 7 giorni più tardi in casa con il Bisceglie. Si comincia domenica prossima, sempre al Fanuzzi, ospite il nuovo Monopoli, compagine che tornerà a Brindisi appena il 7 ottobre per la 6ª tappa di campionato. I biancoverdi, vittoriosi domenica scorsa nel turno preliminare contro il Nardò per 3-0, si presentano all'appuntamento dopo aver centrato lo scorso anno l'obiettivo Serie D e realizzato una campagna acquisti di qualità.
Il direttore sportivo Franco Sgrone ha messo a segno colpi importanti come Sergio De Tommaso, attaccante autore la passata stagione di 11 reti con la maglia del Martina, Gianni Allegrini, difensore cresciuto nelle giovanili del Bari con cui vanta 8 presenze in Serie B, Davide Ventura, per lui 16 reti lo scorso anno in eccellenza con il Fasano, Marco Vitale, ex primavera del Siena, Pietro Camporeale, centrocampista in evidenza a Fasano nell'ultima eccellenza e ancora Giuliano Guacci, centrocampista in arrivo dalla Forte Strani, Danilo Colella, difensore segnalato dal settore giovanile del Bari, Dario Giannuzzi, portiere proveniente dal Matera e Giuseppe Chiarelli, terzino sinistro con esperienza nel Metapontino. Una somma di valori che il confermatissimo tecnico Claudio De Luca può innestare sul gruppo storico formato dal portiere Biagio Di Gennaro, dai difensori Marco Amato, Antonio Anglani e Vincenzo Lacriola, dai centrocampisti Michele Lanzillotta, Nicola Strambelli, Mauro Marini e Armando Mastropasqua, infine dagli attaccanti Annibal Daniel Montaldi ed Esteban Ezequiel Pereira. Un mosaico con tessere di esperienza e under già collaudati nella categoria o provenienti da settori giovanili di società professionistiche che punta decisamente a un campionato di attesa in grado di concretizzare la salvezza il prima possibile. Un test, quello di Coppa, che di contro mette in corsa la comitiva biancazzurra verso la coccarda tricolore ed offre al tecnico Mino Francioso di ricavare le prime indicazioni per il campionato da una squadra che rispetto alla scorsa stagione ha cambiato molto. Dunque uno spettacolo da non perdere per chi vorrà riscoprire i nuovi giocatori del Città di Brindisi e anche le novità del settore giovanile, riorganizzato con nuove figure di coordinamento, con la dimostrazione tra primo e secondo tempo dei giovanissimi ed esordienti che aspettano di mettersi in mostra nei rispettivi campionati di categoria. La società può contare da quest'anno anche su un centro di avviamento al calcio organizzato e affidato a tecnici e istruttori di esperienza e intanto annuncia un'altra importante iniziativa. Il genitore che iscrive il proprio bambino ai corsi del centro avrà diritto alla riduzione ordinaria dell'abbonamento di gradinata. Un'idea che mira a incentivare la proiezione dei più piccoli e le prime esperienze nel mondo del calcio e contestualmente la presenza dei genitori allo stadio per l'imminente campionato della prima squadra. E finale della campagna acquisti con il botto per il Città di Brindisi. La società biancoazzurra si è infatti assicurata per la prossima stagione le prestazioni del forte difensore centrale argentino Maximiliano Mirabet. Lo scorso anno è a Nardò alla corte di mister Alessandro Longo, per lui 11 presenze e 3 reti con la maglia del Toro, poi a dicembre i venti di crisi in casa Lerentina lo indirizzano in Basilicata, destinazione Francavilla sul Sinni, alle dipendenze di Ranco Lazic, dove disputa l'intero girone di ritorno contro gli ex compagni salentini. Mirabet parte dalla panchina, il pari finale del Giovanni Paolo II di Nardò vale all'11 di Longo la sospirata salvezza matematica. E con questa notizia termina qui il TRCB Notizie. Da parte mia è tutto, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di pomeriggio. Siamo su internet 24 ore su 24, www.trcb.it. Thank you.